Chiara contro tutti, il dramma di matrimonio a prima vista Italia. Senza dubbio la coppia fatto più discutere questa ultima edizione è quella di Chiara e Pietro. Chiara ha dominato l'edizione di matrimonio a prima vista Italia, ma non sempre per ragioni giuste. La sua personalità ha conquistato la scena, ma ha suscitato anche ondata di critiche dai telespettatori. Chiara Maderna, quindi la vera protagonista di questa edizione, oppure semplicemente una bella donna con un carattere troppo forte per un matrimonio che poi non c'è mai stato. In questa ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista ci ha regalato, come abbiamo detto, una coppia più contrastate di sempre, Chiara e Pietro. Fin dall'inizio del reality Chiara non ha avuto paura di mostrare il suo lato autoritario, cercando di adattare Pietro alle sue esigenze, ai suoi ritmi. Le discussioni non sono mai mancate. Vi ricordate la scena per accendere il camino e poi per tagliare l'erba? Bene, sono bastati solo questi due episodi per capire a tutti che tra loro due non esisteva alcuna chimica. Ma nonostante tutto, quando è arrivato il momento della scelta finale di rimanere sposati o divorziare, Chiara e Pietro hanno deciso di continuare. Una scelta che, a quanto pare, è stata più una speranza che realtà. Eppure nella puntata e poi il colpo di scena, prevedibile ovviamente, Chiara ammette che 4 mesi non si vedono più e poi incolpa Pietro per la fine del loro matrimonio di essere bugiardo, di aver lasciato il lavoro e di essersi trasferito giù in Puglia. Ma tutta colpa del povero Pietro? Questa coppia ha diviso il pubblico di Matrimonio a Prima Vista. Gran parte ha dato ragione a Pietro, ragazzo semplice, troppo buono su tanti aspetti, mentre Chiara è stata dipinta come una donna forte, la cosiddetta maestra. Ma attenzione, se la vediamo in un altro modo, Chiara è stata se stessa, col suo carattere spigoloso, se vogliamo, ma suo, e ha cercato di plasmare Pietro nel suo uomo ideale. Tentativo, come sappiamo, vano. Oggi Chiara ha un'altra relazione e noi tutti le auguriamo che sia felice, che abbia finalmente trovato il suo uomo ideale. Cosa ne pensate? Scrivete qui sotto il video.